sta andando questa esperienza? Come questa esperienza di integrazione? È un'occasione per conoscervi, per conoscere le differenze che ci sono, o ciò che in qualche modo ci accomuna o no? Una delle parti più importanti di tutta questa cosa è infatti l'integrazione tra noi, per far capire che in fondo noi siamo tutti esseri umani, siamo questa stessa cosa, non dovremmo classificarci come due cose diverse. Abbiamo scelto dei posti come per esempio Piazza Battaglia e altri, e abbiamo qualche richiesta da fare. Vedere perché il campo grande è chiuso. L'associazione sportiva che lo gestiva adesso non fa più attività e ci sono anche dei lavori da fare, insomma, per sistemarlo, perché richiede un po' di organizzazione. Se è fruibile possiamo vedere di aprirlo magari in certe giornate, non sempre, anche a chi ne fa richiesta. Sì. Sarà possibile utilizzare la nuova palestra. Quindi speriamo, insomma, entro la fine di quest'anno di poterla rendere fruibile. Avevamo pensato se si potevano installare dei sistemi di videosorveglianza qui in piazza, sia per motivi di sicurezza delle persone stesse, ma anche per la piazza, perché di solito ci sono ragazzi che vengono lì a distruggere, specialmente alcuni decoramenti che noi stessi abbiamo fatto. Questa è una cosa che non vi dico subito che faremo nell'immediato, è una cosa alla quale però stiamo già pensando anche per altre aree, non soltanto per la piazza di battaglia. Tema di sport, ma è possibile ristrutturare il campetto di Piano Neve e la piazzetta? Perché siccome sono state, diciamo, distrutte, manca una porta al campetto e due delle panchine sono state distrutte. È possibile ristrutturarla? Questo è riguardo il piccolo campo di basket che si trova qua in piazza. Di solito dopo le festività e cose così vengono tolti, però non vengono quasi mai rimessi, quindi stiamo chiedendo un pochettino per la garanzia che dopo queste festività si potrebbero rimettere. Siamo qui con Musa. Da dove vieni? Vengo dal Gambia. Quanti anni hai? Io ho 19 anni. Cosa studiavi? Io studiavo finanziale e business. Che cosa ti piacerebbe fare qui a Boseto? Calcio. Che lavoro ti piacerebbe fare qui a Boseto? Io volevo fare cucinare. Quanti anni hai? 19 però. A che età sei arrivato qui in Sicilia? In Sicilia 2015, febbraio 16. Qua, quando eri in Africa, che cosa ti piaceva fare là, in Africa? In Africa volevo lavorare con mio padre, perché mio padre è falegname, lavora falegname. Ti piace vivere a Boseto? Vi sentite integrati? State comodi? Che lavoro vorresti fare? Lavoro campagna. Basta, anche per piantini, fiori, eccetera. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Francesco. Dove abiti? In una frazione di Boseto che si chiama Piano Neve. Ok, quanti anni hai? 13. Che cosa ti piace di fare? Nel tempo libero ascolto la musica, gioco a pallone e faccio svariate cose. E che cosa studia? Vado alla scuola media e studio delle materie, algebra, delle materie. Ok, ok. Quanti fratelli hai o sorella? Ho un fratello più grande di 15 anni. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Angelo. Da dove vieni?
sono nato in America, però vivo in Buseto. Va bene. Che cosa studi? Studio materie, sai, le materie basi in generale, di terza media. Ciao. Sono Musa. Io Tonio. Dove sei nato? Dove sei nata? Arice. Arice. A te che cosa è importante in la vita? Stare bene insieme con gli altri.